Crotone si è dotata della centrale operativa territoriale, la COT, una struttura che serve ad organizzare e gestire le risorse sanitarie a livello territoriale. L'implementazione delle COT risponde alle necessità di realizzare un modello di assistenza che diminuisca la distanza tra i cittadini, quei cittadini che necessitano di percorsi di cura e prevenzione, e le strutture sanitarie. È stata inaugurata in via Nazioni Unite, nella struttura che ospita il 118 ed alcuni locali del CSM. La centrale COT è la prima attivata in Calabria tra le 21 programmate dal piano operativo regionale del PNRR. Con il COT cosa cambia per i pazienti della provincia di Crotone? Ma cambierà non i primi giorni, ma in prospettiva il fatto che quando c'è un passaggio dal domicilio all'ospedale, dall'ospedale a una struttura territoriale piuttosto che di nuovo al domicilio, qualcuno si occuperà, invece di lasciarlo un po' solo, di garantire che tutto funzioni e che non ci siano, diciamo, dei buchi nel continuum dell'assistenza. In prospettiva ancora un po' più lontana, le COT potranno anche seguire i pazienti fragili in modo tale da prevenire in qualche modo le diverse richieste e fare sì che siano gestite nel migliore dei modi, di nuovo senza lasciare da soli i pazienti e le loro famiglie. E questa è la funzione essenziale. Anche per velocizzare i tempi? Certo, per velocizzare i tempi, rendere i tempi giusti rispetto alle esigenze del paziente. Perché velocizzare è sempre una bella cosa, però bisogna fare in modo che il paziente sia pronto per ogni singolo passaggio. Diciamo che quando l'ospedale ritiene che il paziente sia dimissibile, la COD deve avere già organizzato il luogo dove può essere dimesso. Se deve andare a domicilio e servono degli ausili particolari, un letto articolato o altro, bisognerà che siano già a domicilio in modo che quando è pronto per la dimissione possa essere dimesso, e questo farà sì che in ospedale ci sia più spazio per i nuovi pazienti che devono accedere alla struttura. C'è un applicativo che è stato sviluppato dalla regione, da questa software house, che permette di interloquire sia con l'ospedale per quanto riguarda la ricezione dei pazienti meritevoli di assistenza. Partiamo con le dimissioni protette, come vi dicevo, presso strutture di riabilitazione e strutture residenziali. Quindi attraverso questo applicativo viene consegnato dal livello ospedaliero le schede di valutazioni e le informazioni del paziente che è meritevole di. Gli infermieri della centrale operativa valutano la correttezza e la congruenza del materiale indicato, c'è un passaggio poi di valutazione ulteriore con l'UVM per la definizione del famoso PAI, cioè del percorso assistenziale individualizzato, e anche del setting assistenziale diciamo appropriato per questo paziente. Il materiale viene poi inviato alle strutture sul territorio che hanno intanto che siano in grado di fare quelle cose che sono definite dal PAI, e poi che abbiano i posti letto disponibili, fondamentalmente.